Salve a tutti i pescatori e benvenuti in questo nuovo video Fast Fishing. Data la grande richiesta di Fast Fishing, ho voluto accontentarvi con questo nuovo video, quindi mi aspetto il massimo supporto. Quindi mi raccomando ragazzi, superiamo i 130 like per questo video. Mi raccomando, non fate quelli dal braccino corto che vi tengo d'occhio. E dato che vorrei provare una nuova serie, diciamo, provate a scrivermi qua sotto il vostro aneddoto più strano durante una battuta Fast Fishing. Se vedo che può uscire qualcosa di divertente, magari lo faccio anche con altri tipi di pesca. Dunque, lasciatemi qua sotto anche qualche altro commento di cosa vorreste vedere. E vi ricordo che qua sotto in descrizione vi ho messo dei link Amazon dove potete trovare tipo il filo che ho usato, la canna, mulinelli, robe che possono servirvi per le vostre pescate. Dunque dateci un'occhiata. Dunque, via con la sigla! No, si era accorta, cazzo. L'ho levata. Merda. Mi ha visto, ma non troppo. Non è ancora sospettosa. Abbiamo quest'altra. Sempre qua sotto. Che una bella carpetta. Mi sta mangiando. Sotto sponda. Ah, ce ne sono addirittura due. Guardate, adesso la faccio saltellare davanti. Ok, non si è spaventata. Ok. Merda, l'aveva aspirato. Ok, non è, ha solo preso paura. Non è del tutto allarmata. C'è la sua amichetta però. Che non ha visto. Eccola, no, ho sbagliato. L'ho sbagliata, si è attaccata a una pinna. Via, capita, ecco, l'ho tolta, buono, ok, non l'abbiamo neanche preso per fuori, che culo, allora, andiamo di quella, presa, mangiata secca diretta appena l'ha visto, adesso cerca di tagliare il filo con le pinne. Ma noi glielo impediamo. Questo vento ha sabotato questo video. Mannaggia lui. Andate a incastrare su. Ok, buono. Dai, bella carpotta. Ok, avevo dimenticato il guadino. Ok, eccola là, bella carpetta. Ok. Ok, allora quest'oggi come ho portato la Mimic da 2,20 m, 1,6 grammi, vabbè con il solito Drex 2300-08, Boss del 16 perché le carpe comunque sono sospettose e anche un po' per divertirmi di più, per mettermi più alla prova, e poi sto usando queste ninfettine nero con i flake rossi della Seika. Eccola qui, guardate che cicciona, ma che pesce sano, colore dorato, bellissima. Ok, non so se avete visto la seconda carpa che ho appena fatto. Ok, let's go.
lasciare anche questo. Se l'avete vista, mi dispiace perché è stata veramente bella, ma non so se mi si era buggata la registrazione. Adesso abbiamo una bella carpa presa, mangiata secca. Erano in due carpette là. Non impigliarti. Bella dorata questa. Bella. Vieni qua. Ok. Ok. Come... Non so se vedete il video di prima della carpa precedente. Ah, questa è una bella carpettina, tra light fast fishing. Però ho portato via il guadino corto non aspettandomi quest'acqua bassa, incredibilmente bassa. Ok. Bella. Bel pesce, bel pesce. Vieni qua. Vai. Mannaggia. Dai, provo a avvicinarmi un po'. Perfetta in punta. Dai, un altro po'. Mannaggia. Mannaggia. Oh, la Mimic messa bella in piega, Questa carpa non scherza. Merita forza. Vai. Bella gialla dorata. Minchia, non sembrava così grossa, soprattutto in acqua. È bella questa carpa. Molto bella. Boh, guardate qua che pesce. Perfetto. Veramente bello. Guardate che splendore. Bellissimo, completamente oro. Ok, andiamo avanti. Qua più avanti vedo bollare un po'. Vediamo se qua intorno ce ne sono. Eccone una. Piccolina, piccolina. Però sta mangiando. Ho un po' l'eschetta ferma. Presa. Eccola qua. Bella cicciottina. Bella femminuccia. Si vede che non è maschio, sennò non l'avrebbe boccato. Ok. Allora, qua, senza scivolare in acqua. Ok. Don't try this at home. Buono. Oi, tira. Sta baby. Sfruttiamo la schiena della canna. Boh, al lato della bocca, precisa. Eccola qua. Ok.